Certo, quindi avete superato la crisi ed è partita la crisi di creatività. Una fase di ricostruzione. Sì. A questo punto abbiamo deciso di non rimettere il sito online così com'era, ma di cambiare completamente, riportando alcuni elementi ormai familiari alle migliaia di amici di Nuovo e Utile, ma aggiornandola, di cambiare nella struttura, proprio la forma grafica del sito. E già che c'eravamo, di rivedere a uno tutti i materiali, sono centinaia e centinaia di pagine e migliaia e migliaia di link. Questo ha significato un po' di lavoro notturno, certo. Abbastanza, un po' di lavoro serale, un po' di lavoro notturno, un po' di lavoro nei weekend. È un processo che stiamo ancora completando, ma alla fine di questa storia l'attacco dei cracker ci sarà costato sicuramente un bello spavento e una bella arrabbiatura. Sì. Sicuramente molto lavoro, sicuramente anche un po' di soldi e nuovi utili, certo. Ma la pubblicità non è pagata da nessuno, quindi sono pure spese, ma sì, vale la pena di farle, insomma. Però alla fin fine online ci sarà un sito che si porta dietro tutta la storia di Neu. Quindi non si è perso nulla? Non si è perso nulla, non si sono persi nemmeno i commenti dei navigatori, mm-hmm. E alcuni sono bellissimi. Mi spiego, alcuni dei commenti dei navigatori sul tema di dove va la destra e la sinistra di questo paese sono già finiti in un libro, mm-hmm. Un politica di Giovanna Cosenza. Altri commenti dei navigatori finiranno in un altro libro pubblicato dalla Terza e curato dall'Accademia della Crusca sull'inglese all'università. È curioso che i commentatori di un sito entrino poi dentro libri dell'ufficialità accademica. Sì, certo. Ed è molto lusinghiero. Eppure con Neo succede perché c'è una bella atmosfera. Sì. Perché ho ripreso in mano tutta questa faccenda e voglio dire, ho dormito poco in questo mese, ho fatto dei sogni stranissimi e ho lavorato come una bestia. Perché credo. Allora, quando ho iniziato Neu 3 anni fa, il primo posto parlava del Wuwei, che è l'ideogramma cinese che significa più o meno crisi e opportunità. Ecco, io credo che uno possa parlare di queste cose, ma poi deve anche farle. Sì. Se andiamo in giro a dire che le crisi sono anche opportunità, uno si becca una crisi e la trasforma in un'opportunità, no? Perché certo. Sennò non è credibile. Infatti, ecco, quindi possiamo ipotizzare che uno dei cracker abbia letto la prima pagina di Nuovo e Utile e abbia dato una mano al Nuovo e Utile, quindi. Mi sembra un'ipotesi improbabile. Troppo gibsoniana, forse. Assolutamente sì. Però anche se questo non è successo, nella realtà dei fatti è accaduto così, cioè una crisi è diventata anche l'occasione per prendere in mano un sito che andava bene, che era molto amato, e renderlo più contemporaneo, spero ancora più utile e spero ancora più usabile. Certo. Quindi, che cos'è effettivamente Nuovo e Utile? Nuovo e Utile nasce come la voglia di non buttare via le cose buone. Mi spiego, io mi occupo di creatività da tantissimo tempo, sia sotto profilo professionale che sotto quello accademico. Ho curato il primo festival della creatività di Regione Toscana. A un certo punto, verso la fine del 2007-2008, mi sono accorta di avere una quantità enorme di materiali interessanti piuttosto disordinati. E ho deciso che se avessi dovuto riordinarli per me non l'avrei mai fatto, ma che se riordinarli fosse significato anche renderli disponibili, forse avrei trovato la voglia di investire tempo e risorse per poterlo fare. E così ho messo online Nuovo e Utile. Si chiama Nuovo e Utile non perché è uno slogan pubblicitario, ma perché rimanda alla alla grande definizione di creatività che è stata data da Henri Poincaré, un grande matematico francese del Novecento, che dice: creatività è unire elementi esistenti in connessioni nuove che siano utili. Quindi novità e utilità sono gli elementi del paradigma creativo. Certo, che è anche il paradigma del web. Assolutamente. Della ragnatela sì. Di conoscenza. Ecco, e allora mi premeva
divulgare questa visione e offrire anche una quantità di strumenti eterogenei ma ordinati per portare avanti. Secondo me questo paese ha tantissimo bisogno di questo. Quindi ho cominciato a mettere online cose e poi a mettere online anche commenti e strumenti e ad affrontare questioni di metodo che magari mi hanno posto dei miei studenti o che mi trovavo a incontrare nella pratica del quotidiana del lavoro. E poco alla volta Neo è cresciuto tanto e si è guadagnato un pubblico peculiare, un pubblico intelligente, poco rissoso, molto curioso. Non ho mai dovuto bannare un commento in 4 anni che ne ero online. Ho bannato solo una barzelletta un po' imbarazzante che un signore dal discutibile senso dell'umorismo aveva postato, quello no. Ma è meravigliosa questa cosa. Certo. Un sacco di commenti sono brillanti, intelligenti, consistenti. Ho scoperto che c'è la gente più strana che lo segue, tantissimi docenti, ma una buona numero di studenti, ma giornalisti, accademici, casalinghe di Voghera, anche casalinghe di vecchi signori in pensione, mm-hmm, con una mente molto più vivace di, sì, quella di molti più giovani, certo, insomma. È un pubblico molto eterogeneo, acculturato, curioso, bellissimo, insomma. Ma,